Grazie per l'invito. Questo libro è un libro molto importante che ho sentito. Si sente? Sì. No. Più vicino? Sì. Sì. Sì, più vicino. Mi riesco quasi a baciare il microfono. Vuol dire che è una ricostruzione storica molto accurata di un evento che si sente bene, che è arrivato la storia del XX secolo, il processo. Però aspetta che facciamo delle prove, là in fondo sentite? È che grande, mi sta un po' sentendo qui. Allora, vediamo un attimo. Prova così. No, 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 stai un po' più distante, stai più distante. Ecco, ora così. Così, proviamo. Si sente? Non grazie adesso, non grazie. Pare che vada bene. Mi raccomando, silenzio religioso. Dicevo, uno degli eventi più singolari dello scorso secolo, cioè i processi di Mosca tra il 36 e il 38, nel quale, a proposito del termine stalinismo, che è entrato largamente nella storiografia, apparve sorprendente che venisse processato, si può dire, tutto lo Stato Maggiore leninista sotto una serie di accuse. Quindi un evento molto importante. Quando io ho ricevuto questo libro, ho cominciato a leggerlo, ho visto che è una ricostruzione molto accurata, molto documentata e, per quanto mi riguarda, anche convincente, modifica in parte il quadro di questi famosi processi, e avevo pensato che gli autori fossero dei giovani storici, in base al fatto che la ricostruzione storica era molto puntuale, molto accurata, molto rigorosa. Poi ho preso stasera, mi hanno detto loro stessi, che il primo iniziatore di questa vicenda, più che uno storico, è un giornalista. E vabbè, questo nulla toglie al rigore storico del libro. Quindi di che cosa si tratta? Noi siamo, ci siamo, noi storici, a questo punto parola storica, ci siamo trovati di fronte a un fatto che appariva sorprendente. Il processi alla vecchia guardia leninista, sostanzialmente operata da un gruppo di dirigenti minori, Stalin era uno dei maggiori, ma chi governava la Russia tra il 36 e il 38 era, si può dire, in buona parte una generazione o di dirigenti minori della rivoluzione di ottobre o di dirigenti della generazione successiva. Il fatto sorprendente fu appunto che lo Stato Maggiore di Lenin veniva accusato di sabotare lo sforzo della costruzione del socialismo nell'Unione Sovietica e addirittura di accordarsi con la Germania e col Giappone. Questo è il contesto. A questi processi Trotsky, che era stato, si può dire, dopo Lenin il numero due della rivoluzione, primo ministro degli esteri nel primo governo sovietico e poi ministro della guerra e come tale riorganizzazione dell'Armata Rossa, contestando la validità di questi processi, organizzò negli Stati Uniti una sorta di controprocesso con la collaborazione di uno dei più apprezzati filosofi occidentali, John Dewey, per dimostrare che tutta la macchina processuale era una mostruosa costruzione inventata da cima a fondo e che ogni prova addotta a questo processo era infondata. In questo è il quadro generale nel quale, tra i momenti più importanti della vicenda, ci sarebbe stato un incontro tra lo stesso Trotsky e uno dei dirigenti russi più importanti, appunto Georgi Piatakov, che aveva dei ruoli importanti nell'economia programmata dell'Unione Sovietica e nella preparazione dei piani quinquennali, a quel tempo molto importanti, e questo può spiegare anche la collocazione degli Stati Uniti. Gli anni 30, i primi anni, erano anni di
di una profonda crisi del capitalismo seguito a quella bancaria del 1929, quindi negli Stati Uniti tra gli intellettuali soprattutto c'era un apprezzamento di quanto avveniva nell'Unione Sovietica, che stava costruendo un'industria moderna proprio quando l'economia occidentale era in difficoltà. E quindi Trotsky, che in questo periodo stava lavorando per ricostruire una nuova internazionale che poi avrebbe chiamato quarta, dopo la prima di Marx, la seconda kautskiana e socialdemocratica, la terza quella di Lenin, riteneva che si potesse organizzare una campagna a dimostrazione dell'assoluta infondatezza della montatura in atto nell'Unione Sovietica, che anche potesse giovare alla ricostituzione della quarta internazionale alla quale stava pensando. In questo contesto si inserisce un episodio specifico. Uno degli imputati, appunto Piatako, disse che aveva incontrato Trotsky, col quale aveva concordato una strategia da realizzare di fronte alle prospettive che si delineavano, un possibile attacco di Hitler all'Unione Sovietica, una guerra che l'Unione Sovietica non era in grado di fronteggiare e che avrebbe potuto portare alla sua sconfitta, che si trattava di preparare le condizioni perché il gruppo che lavorava attorno a Trotsky potesse eventualmente sostituire la direzione, chiamiamola staliniana, che non è in grado di resistere alla guerra, che sarebbe stata sconfitta e che in una certa misura bisognava creare le condizioni di una pace che Trotsky paragonava a quella di Brest-Litovsk con una Germania italiana vittoriosa, ma che in qualche modo avrebbe potuto lasciare sussistere nelle aree che non avesse occupato dall'Unione Sovietica una sorta di governo erede della tradizione di Lenin. Questo apparve una cosa stranissima, che un dirigente di primo piano, appunto, dell'industria sovietica, uno degli ideatori dei piani quinquennali della programmazione, potesse avere incontrato Trotsky in vista di una strategia che comportasse la sostituzione della direzione del partito, una guerra da non saper fronteggiare, una sconfitta, parve del tutto incredibile. Quindi questo è il punto, non era assolutamente possibile pensare che Trotsky e Piatako si fossero incontrati. Ora, i nostri storici giornalisti, partendo da alcune apparenti incongruenze tra il controprocesso organizzato da Trotsky e alcune informazioni circa lo strano atterraggio di un apparecchio dalla Germania molto vicino alla residenza norvegese di allora di Trotsky, partendo da questa illuminazione o da questo sospetto, hanno cominciato, poi da una serie di altri riscontri che hanno avuto, a costruire quest'opera. Quindi, e alla fine, ripeto, secondo me tutti i documenti che hanno raccolto, gli ultimi dei quali mi hanno fatto vedere anche oggi, gran parte raccolti in questo libro, a mio avviso sono di un rigore storico molto convincente. Alla fine questa cosa apparentemente inverosimile di Piatako, che coglieva l'occasione di una sua presenza in Germania, dove era stato a contrattare forniture appunto per lo sviluppo industriale dell'Unione Sovietica, abbia utilizzato questa occasione in un certo giorno per fare una rapida puntata e incontrare Trotsky in Norvegia per discutere quale doveva essere la strategia di una possibile opposizione russa bolscevica che operava all'interno dello stesso partito bolscevico. La ricostruzione è così accurata, così minuziosa, che è anche impossibile riassumerla. Chi vuole leggere questo libro, che in certi tratti quasi lascia avvertire che chi lo scrive ha un'abitudine alla letteratura gialla,
perché è denso di documentazione, potrebbe apparire noioso e invece lo si legge proprio quasi in un certo momento come un giallo, lo si legge molto volentieri se vuole, chi vuol vedere perché si è arrivato alla convinzione che ora vi esporto, legga il libro, non si può neanche riassumerlo, ripeto, perché è documentatissimo, rigoroso. Naturalmente questo pone un problema di fondo. Per quanto riguarda la convinzione, sarebbe stato facilissimo confutare la versione di questo viaggio del volo di Piatakov dalla Germania alla Norvegia, indicando dove esattamente stava Piatakov in Germania, in che luogo, con chi aveva parlato, e dire non poteva essere in Norvegia se in quello stesso giorno tutte queste persone vi dicono dove stava effettivamente. Ora stranamente questo non avvenne. Da parte tedesca si disse che la cosa era così inverosimile che non occorreva neanche smentirla. Quindi noi non abbiamo una confutazione, l'argomento più semplice di confutazione, che era Piatakov non poteva essere là perché era qui. Questo mi pare non fu mai detto, appunto perché sembrava così inverosimile che un altro dirigente bolscevico in Germania potesse partire dalla Germania per incontrare Trotsky. In realtà poi invece la prima forma di smentita non è stata data. Il fatto che non sia stata data la smentita di una versione non conferma l'altra. La conferma che il viaggio, secondo me, è effettivamente avvenuto è data da tutta la documentazione in pro. Non si dice, non hanno detto dove stava, allora stava lì. Sarebbe stato troppo semplice. Si dimostra perché stava lì, indipendentemente che non potesse essere dimostrato dove avrebbe potuto essere altrimenti. Naturalmente è molto sorprendente pensare che un'attività politica si fosse svolta in questi termini, cioè che esistesse una opposizione russa nel partito bolscevico negli anni 30, che seguono il famoso congresso del 1934, detto il congresso dei vincitori, nei quali si afferma la corrente che affermava la possibilità di costruire il socialismo in un paese solo, nell'Unione Sovietica appunto, e che aveva eliminato tutte le altre opposizioni che facevano capo a quello che, ripeto, poteva essere considerato il gruppo dei più stretti collaboratori di Lenin, Trotsky stesso appunto, Kamenev, Zinoviev, Bukharin. Dunque, il fatto è che in realtà che questa opposizione potesse esistere e che non fosse una invenzione del gruppo dirigente attorno a Stalin era dello stesso Trotsky. A un certo punto il libro riporta una dichiarazione di Trotsky che dice che in vista della costituzione della futura quarta internazionale il gruppo organizzato più forte che avrebbe potuto contribuire alla fondazione della quarta internazionale era proprio la componente russa. Quindi è lo stesso Trotsky che dice che esiste un'opposizione russa. Naturalmente dice dove sia e da chi sia costituita questa opposizione non si può parlare. Quelli processati da Stalin non c'entrano niente, sono vittime di una caccia alle streghe montata da Stalin per giustificare le difficoltà della vita, gli insuccessi, i duri costi della stessa programmazione e dei piani quinquennali. Però, senza definire da chi fosse composta, l'esistenza di un'opposizione all'interno del partito bolscevico di Alessandria era lo stesso Trotsky a dirla. Non sono quelli che stanno in processo che sono vittime della sua politica repressiva, sono altri, ma ci sono. Quindi che ci fosse una opposizione possibile all'interno dell'Unione Sovietica viene affermato dallo stesso Trotsky. La visione che noi abbiamo di una storiografia, di quella più diffusa,
che però l'apparato repressivo staliniano, che comincia con la cieca di Dzerzhinsky ai tempi di Lenin, poi va avanti fino al leggendario KGB, era tale da rendere impossibile l'organizzazione di questa opposizione. Quindi si tendeva a credere, la storiografia che poi prevalse ha fatto credere, che il vantare la presenza di un'opposizione russa, che sarebbe stata la componente più forte della Quarta Internazionale, era un'illusione oppure una vanteria di Trotsky. Se invece, come a me pare, questo incontro è effettivamente avvenuto, dovremmo in parte rivedere alcuni elementi della storiografia del XX secolo, cioè ritenere che effettivamente in qualche modo vi era un'opposizione presente all'interno del Partito Russo, pur nel periodo della massima organizzazione che ho raccontato, che naturalmente, come dice un grande teorico della scuola elitista italiana, dice che tutti i regimi, tutti i sistemi politici sono basati su una combinazione in percentuali diverse di consenso e di repressione. Ci sono regimi che generalmente consideriamo liberal-democratici, che dove il grado di consenso può essere, supponiamo, del 70% e la componente repressiva del 30%. Oppure ci sono regimi che una sociologia diffusa presenta come totalitari. Questo libro si chiama Totalitarismo liberale, mi pare un titolo molto intelligente, però ci ritiene che i regimi liberali non possono essere totalitari. Invece i regimi totalitari sono il contrario di quelli liberali, sono caratterizzati per l'80% da struttura repressiva e il consenso è solo del 20%. Io non sto a ragionare attorno alla validità di queste percentuali, però sostenevo che il regime staliniano era senza dubbio una struttura repressiva di altissimo livello, ma godeva anche di un certo consenso, anche se non misurabile. Non credevo che vi fosse una componente organizzata di opposizione come quella di cui parlava Trotsky, e per un verso veniva indicata dai processi. L'ipotesi di allora, o in parte della storiografia più o meno liberale e più o meno occidentale, era che la sola forza che è in grado di organizzarsi ed eventualmente di contrastare il potere della maggioranza del partito bolscevico negli anni 30 poteva essere l'esercito, quello costruito l'Armata Rossa da Trotsky, e del quale il massimo rappresentante negli anni 30 era Tukhachevsky, che effettivamente fu uno degli imputati dei processi fucilati in questo periodo. Mentre invece sembrava a me, che accettavo la versione diffusa, diciamo, di una storiografia liberale occidentale, mi sembrava impossibile che nell'Unione Sovietica degli anni 30 vi fossero gli eredi di una sorta di opposizione leninista, come la definiva Trotsky. Sembra invece che almeno un gruppo di dirigenti bolscevichi, che pure discutevano su Trotsky, con Trotsky, e Piatakov sarebbe andato per discutere proprio questo, se in questa situazione e di fronte al rischio di un attacco della Germania nazista all'Unione Sovietica, che l'Unione Sovietica, che appunto si stava industrializzando negli anni 30, non sarebbe stato in grado di fronteggiare, se di fronte a questo rischio, per tentare in qualche modo di far sopravvivere il regime dopo una sconfitta militare, si potesse arrivare a qualche tipo di accordo con la Germania nazista. Secondo la versione di Piatakov, Trotsky diceva che si poteva arrivare sino a questo punto,
mentre l'opposizione attiva in Russia su questo aveva dubbi o era forse ostile. Quindi ci sarebbe stata la discussione, lo scopo del viaggio di Piatakov sarebbe stata la discussione di una linea politica di fronte al rischio di un'aggressione nazista e come si poteva fare per tentare di ridurne le conseguenze. Trotsky paragonava la situazione a quella di Brest Litovsk. Personalmente, in una prima fase, quando era ministro degli esteri e guidava la delegazione russa alla trattativa con la Germania del Kaiser, Trotsky non era favorevole a concludere una pace che in realtà era libera la Germania di occupare l'Ucraina e era una pace duramente punitiva per l'appena instaurato potere sovietico. Poi cambiò idea, si convinse che Lenin aveva ragione, che pensare giacobinamente di fare una guerra rivoluzionaria era impossibile. L'esercito zarista era, si poteva usare per la rivoluzione perché era disposto a sostenere nella fase dell'Ottobre Rosso una conquista del potere bolscevico se si trattava solo di liquidare il governo Kerensky, ma non era disposto a combattere contro i tedeschi. Quindi quella sostenuta da alcuni, tra cui Bukharin, di una guerra rivoluzionaria di modello giacobino era assolutamente impossibile. A questo punto Trotsky si convince che Brest-Litovsk, fare una pace era l'unica condizione per far sopravvivere il potere sovietico, lascia il ministero degli esteri, quindi non conclude lui la trattativa, assume invece il ministero della difesa e riorganizzerà poi l'armata rossa che vincerà la guerra civile. Quindi, a proposito, Trotsky aveva un'esperienza diretta di cosa fosse la pace di Brest-Litovsk, un compromesso che era necessario fare, anche se apparentemente disastroso, per far sopravvivere il potere sovietico appena instaurato. Lui fa questo stesso paragone quando elabora la strategia della futura quarta internazionale per quanto riguarda la Russia. Come allora si era dovuto fare un patto con la Germania del Kaiser, così ora, se la Germania di Hitler attaccherà la Russia, bisogna trovare il modo di fare un patto anche con la Germania di Hitler. Quindi abbiamo un contesto politico che, se come dico, se è convincente a partire da questo libro, secondo me non cambia la storia del XX secolo, ma ne corregge alcuni aspetti significativi, appunto per quanto riguarda la figura e il ruolo di Trotsky. Che mi posso fermare qui, va benissimo. No, se vuole dire qualcosa, non so, il tempo ce n'è. No, ci dobbiamo, no, ce n'è. No, effettivamente potrei anche fermarmi qui, però voglio dire che questo secondo me non cambia il quadro generale attorno ai processi di Mosca e attorno alla vicenda della Russia da Lenin a Stalin. Addirittura mette in discussione la possibilità, la rivoluzione russa nasce sulla base della profonda convinzione di Lenin e dei suoi compagni che in Russia si rompe l'anello più debole della catena imperialista, che la rottura di questo anello più debole con una rivoluzione proletaria favorirà la rivoluzione proletaria in paesi avanzati come la Germania, e che in questa rivoluzione consentirà al potere sovietico di reggere in un paese per l'80% contadino, dove non esistevano le condizioni materiali di una società capitalista avanzata, la sola, che secondo la lettura di Marx da parte dello stesso Lenin e fino al primo decennio del secolo, sarebbe stata la premessa indispensabile per una società socialista. Cioè la società socialista può svilupparsi
quando il sistema capitalista entra in contraddizione tra le possibilità di sviluppo delle forze produttive già molto avanzate e la gestione di classe borghese di queste stesse risorse produttive. Esplode una contraddizione tra le possibilità di sviluppo e gli interessi di classe della borghesia. Il proletariato nel frattempo è maturato al punto di utilizzare questa costruzione per una rottura rivoluzionaria e perché dalla società capitalistica si possa passare a una società socialista. In Russia queste condizioni non esistevano. I primi scritti di Lenin sono sullo sviluppo del capitalismo in Russia. È uno sviluppo molto dinamico, per certi aspetti molto avanzato, ma certamente non rappresenta il massimo sviluppo del capitalismo, soltanto dopo il quale è possibile una rivoluzione socialista. Lenin corregge in parte questa visione dicendo: ma se la rivoluzione in Russia, paese avanzato, rompe il primo anello capitalista e rende poi possibile, sprona a una rivoluzione dei paesi capitalisti avanzati dell'Europa occidentale, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, allora, anche se mancano le immediate premesse materiali, la rivoluzione russa potrà consentire l'avviamento del socialismo anche nella Russia arretrata. Quando questo risulterà impossibile, quando non ci sarà la rivoluzione in Occidente per una serie di ragioni sulle quali evidentemente non possiamo soffermarci adesso, a questo punto la risposta della maggioranza del partito è: bene, possiamo tentare di costruire il socialismo in un solo paese. Il primo teorico ne è Bukharin, poi Stalin farà proprio questa formula, costruzione del socialismo in un solo paese. Le difficoltà furono enormi e quindi probabilmente i processi di Mosca sono la conseguenza della difficoltà nell'ambito dello stesso gruppo dirigente di fronte a una situazione di questo genere. Bisognava, visto che non c'era la rivoluzione in Occidente, che il potere sovietico non poteva contare sull'aiuto di paesi capitalisti avanzati avviati dopo la rivoluzione al socialismo, bisognava realizzare l'accumulazione primitiva, secondo la famosa definizione marxista nel primo libro del Capitale, a spese delle campagne. Quindi i contadini, l'80% della Russia è un paese contadino. I contadini avevano appoggiato la rivoluzione, che fu la geniale intuizione di Lenin, per avere la terra. Dopodiché l'accumulazione primitiva, come si fa nelle campagne, allora i contadini vogliono difendere la terra, quelli che l'hanno, e quindi si aprono una serie di contraddizioni. Quindi all'interno dello stesso gruppo dirigente come si fa, come si riesce a tenere in atto l'alleanza tra operai e contadini quando bisogna utilizzare le campagne come base dell'accumulazione primitiva? Allora lo scontro nel partito bolscevico nasce attorno a questi temi e quindi i processi sono una conseguenza di queste difficoltà e della situazione politica che ne deriva. Stalin poi ne accentua la trasformazione, perché presentare l'opposizione politica, prima quella di Trotsky, Zinoviev, Kamenev, poi quella a quanto pare all'interno della stessa maggioranza che aveva in Stalin il leader, il principale rappresentante, presentare questa situazione come trasformazione dei compagni di Lenin in agenti dei servizi segreti tedeschi e giapponesi fu una modalità propagandistica che stravolge completamente il significato dei processi, che sotto questo aspetto rimane valido. Cioè dico, il libro può dimostra secondo me in modo convincente che ci fu questo incontro in quel luogo con quelle caratteristiche, che questo incontro aveva lo scopo di organizzare un'opposizione in grado di consentire al potere bolscevico in qualche parte della Russia
di sopravvivere a un'eventuale aggressione vittoriosa della Germania nazista. Questo è un aspetto del problema, è un momento della storia che il libro aiuta in modo convincente a chiarire. Mentre invece rimane il fatto che costruire processi, pur di fronte a un'opposizione esistente, che aveva questa cosa facciamo se la Germania ci aggredisce e perdiamo la guerra, era un problema politico. Trasformare questo problema politico, abbiamo abbastanza tempo, poi in realtà come la cosa cade, l'aggressione tedesca, che era nella strategia fondamentale di Hitler, ha sempre avuto in mente che la vera guerra che il nazionalsocialismo doveva condurre era contro il bolscevismo giudaico, come lui lo definiva. Soltanto che non avvenne negli anni 30, che avrebbe trovato la Russia con la sua struttura industriale ancora relativamente impreparata. Quindi il rischio di una possibile sconfitta c'era, basta pensare alle folgoranti vittorie iniziali della Germania dal giugno sino davanti a Mosca in dicembre. Quindi, però questa aggressione non avvenne allora, avvenne qualche anno più tardi, in tempo perché l'accelerata industrializzazione russa, è una delle caratteristiche della direzione staliniana, fu di ottenere questo risultato al duro prezzo della repressione delle campagne. Comunque fu costruita un'industria moderna in grado di trasformarsi rapidamente anche in industria bellica, il celebre carro armato T-34, senza di che il rischio di una sconfitta effettivamente era presente. Quindi se vogliamo vedere lo stalinismo a un prezzo molto elevato, la repressione delle campagne, i processi che distruggono intanto attorno a Tukhachevsky quasi tutto il gruppo dirigente dell'esercito della vecchia armata rossa, buona parte dei quadri dello stesso partito, Trotsky, Khrushchev ha detto, certamente ha mentito su molte cose, ma quando disse che l'80% del comitato centrale attorno a Stalin del congresso del 34 fu poi eliminato durante le purghe repressive, questo è un dato di fatto accertato, sì. Basta leggere le biografie di chi c'era e di chi non c'è stato più. Quindi volevo concludere dicendo, il libro è una ricerca bellissima che mette a punto alcuni aspetti della storia del XX e rende in un certo senso più logica la decisione staliniana di condurre questi drammatici processi di fronte al rischio che effettivamente esisteva qualche tipo di opposizione all'interno dello stesso partito bolscevico pur dopo l'apparente vittoria definitiva del 1934. Quindi senza di questo, senza le iniziative di questi processi, sarebbero stati pure follia, avrebbero sterminato un gruppo dirigente che non c'era nessuna ragione di sterminare. In realtà la repressione fu senza dubbio eccessiva, questo gruppo aveva viveva un progetto politico che si basava sull'effettiva preoccupazione di una guerra imminente e di una sconfitta del potere sovietico. Stalin lo trasformò poi in un processo a dei sabotatori pagati dalla Germania e dal Giappone. Quindi questa impostazione non fosse rispondente alla verità della situazione, questo aspetto secondo me rimane inalterato. Però è più comprensibile che Stalin abbia agito per fronteggiare un'opposizione, probabilmente dei militari attorno a Tukhachevsky, che avevano questa stessa preoccupazione, cioè che l'Unione Sovietica del 1935 non era in grado di resistere efficacemente a una pressione tedesca, ma doveva fronteggiare anche qualche tipo di opposizione, non quella descritta nei processi, ma qualche tipo di opposizione con una linea alternativa all'interno dello stesso partito bolscevico. Quindi
credo che la visione generale che noi abbiamo della storia russa sovietica nel XX secolo non vada radicalmente modificata, ma corretta in alcuni aspetti importanti.